Andiamo un po' in giro per il mondo. Sappiamo che, come abbiamo chi ha partecipato di voi alla dimostrazione precedente, il gemello Sabine cambia e non poco, a seconda se lo spostiamo in giro per l'Europa e addirittura attraversiamo gli oceani, ma cambia anche proprio lo stile e l'intenzione con cui vengono fatti i video. Invece, quando si va ai vini dolci, normalmente il registro dovrebbe essere più simile. Quindi, da un certo punto di vista, il territorio dovrebbe venire fuori in maniera più netta. Also, wir haben in dem vorigen Seminar gesehen, wie sich die Weine sehr stark verändern, je nachdem, wie sie geografisch eben verpflanzt werden. Und das waren eher trockene Weine. Und jetzt bei den Süßweinen dürfte eigentlich die Unterschiede mehr nur mehr vom Terroir abhängen, von der Herkunft und weniger von der Stilistik, weil ja es durchaus eben mit Süßweinen zu tun haben. Allora, iniziamo con l'Austria, praticamente siamo nella Stiria, Steiermark, e l'azienda appunto è Dobbitner, che con cui abbiamo assaggiato una versione diciamo secca nella degustazione precedente, un'azienda familiare che fa vino da quasi 100 anni. Also, Dobbitner, das ist ein österreichischer, ein steiermärkischer Betrieb, den wir jetzt als erstes haben. Und die machen Wein seit ungefähr 100 Jahren. Und das ist der erste Wein, den wir jetzt verkosten. Come avete visto, abbiamo un'acidità medio-alta, ma non elevatissima. Zuccheri, diciamo, per essere, diciamo, una Slese, quindi una versione dolce, considerando che quello prima, nella versione secca era intorno ai 20, questa era intorno ai 60-70, quindi una dolcezza non eccessiva. Also, die Süße von diesem Wein ist nicht exzessiv. Wir sind jetzt bei ungefähr 70 Gramm. Wir haben im vorigen Seminar einen mit 20 Gramm verkostet. Die Säure ist auf einem mittleren Niveau für Gewürztraminer und der Alkohol ist eher tief angestellt. Sì, Marco, sì. E dal punto di vista del suolo, qui c'è un suolo particolare, vulcanico, e c'è da dire che se il modello probabilmente è l'Alto Adige, non è detto che il gustamine sia esattamente lo stesso, è probabile che sia un vitigno simile, molto simile, ma una leggera mutazione. Es hat sicherlich wahrscheinlich eine leichte Mutation gegeben beim Rebmaterial und auch was die Böden angeht, ist Südtirol eigentlich sehr stark davon entfernt. Es sind doch vulkanische Böden, die dort in der Steiermark überwiegen. Dal punto di vista olfattivo, infatti, il vino non ha una grandissima intensità, ha delle note interessanti, di aromatica, nota di pesca bianca, note di fiori, di gelsomino, fiori di pesco. Pfirsichblüten, aber auch Kräuter, das sind jene Aromen, die eigentlich hier bei diesen Gewürzen überwiegen. Quindi un naso però in realtà molto abbastanza dimesso, specie pensando che è una versione passiva. Tracce del vulcanico, anche qui una traccia leggermente affumicata che traspare attraverso il fruttato, quindi ce lo possono fare condurre a questo tipo di sottosuolo. Also, hat auch gerade bei den Süßwein ist von Aromatik nicht unbedingt was Kaffee ausgeprägt, was die Intensität angeht. Da hat so leichte, ans Geräucherte erinnerte Aromen und der Herr Gore führt das vielleicht auf den Boden, auf den vulkanischen Ursprung des Bodens zurück. In bocca direi invece che è molto, la dolcezza è una bella dolcezza, ben controbilanciata dall'acidità. In bocca si rivela il suo essere gustamine, nel senso che ci sentiamo liscidi, ci sentiamo la rosa, ci sentiamo una pesca anche gialla, quasi sciroppata, e in bocca diciamo ci restituisce molto di più di quello che ci aspettavamo dal naso. Und im Mund ist da eigentlich eine positive Überraschung. Er hat Litschi, Rose, Pfirsichnoten und ist eigentlich im Mund viel eher Gewürztraminer, wie man es gewohnt ist und wie man es schätzt, als wie er im Luft vom Mund hat lassen. Sicuramente è un vino dolce, ma che diciamo ha una notevole bevibilità. Se voglio volentieri anche un altro bicchiere, non gioca sulla potenza penso perché non c'era, ma facendo anche un paragone con il vino versione secca che abbiamo assaggiato prima, questo è quasi più piacevole perché quella nota dolce viene enfatizzata e sembra proprio che l'ha sicuramente fatto da uve più mature e quindi ha una rotondità e un gusto molto più pieno. Also, gegenüber der trockenen oder relativ trockenen Variante, die wir am vorigen Seminar haben, ist der Wein eigentlich überzeugender, weil dieser Restzucker eigentlich sehr gut eingebaut ist und das insgesamt.